Laudetur Jesus Christus, buona domenica da Federico Piana, benvenuti alla radiocronaca dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi a Roma della Santa Messa, presieduta da Papa Francesco nella Domenica della Divina Misericordia e al termine ci sarà la recita e la preghiera del Regina Celi. Noi salutiamo anche le radio che sono collegate con noi, in questo caso Radio Toscana, in Blu Radio, Luce Radio Italia di San Benedetto del Tronto, e concelebranti saranno Sua Eminenza Monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che ha la responsabilità della spiritualità della misericordia, e poi Monsignor Joseph Barth, Rettore della Basilica di Santo Spirito in Sassia, il santuario della Divina Misericordia appunto a Roma. E i cantori saranno quattro del coro della Diocesi di Roma che accompagneranno questa liturgia. E la scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo senso teologico, indica lo stretto legame tra il mistero pasquale della redenzione e la festa della misericordia, cosa che ha notato anche Suor Faustina quando ha detto: ora vedo che l'opera della redenzione è collegata con l'opera della misericordia richiesta dal Signore. E il culto della Divina Misericordia nella prima domenica dopo Pasqua risale al santuario di Cracovia, era già presente nel 1944, e la partecipazione alle funzioni era così numerosa che la congregazione ha ottenuto l'indulgenza plenaria concessa nel 1951 per 7 anni dal cardinale Adam Safiea. E noi appunto siamo in attesa che inizi questa messa della Divina Misericordia all'interno della Basilica Santuario della Divina Misericordia a Roma. Concelebranti saranno Monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che ha la responsabilità della spiritualità della misericordia, e Monsignor Joseph Barth, Rettore della Basilica di Santo Spirito in Sassia, Santuario della Divina Misericordia a Roma. E sentite in sottofondo il coro, quattro cantori del coro della Diocesi di Roma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale che vi faccia crescere verso la salvezza. Alleluia. Prima di celebrare, chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo.
rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode. Gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Victime Paschali laudes, immolent Christi adiu. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode, l'agnello ha redento il suo egregio, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Signore della vita era morto, ma ora è vivo e trionfa. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credete». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E adesso l'omelia del Santo Padre. Domenica scorsa abbiamo celebrato la resurrezione del Maestro. Oggi assistiamo alla risurrezione del discepolo. È passata una settimana che i discepoli, pur avendo visto il risorto, hanno trascorso nel timore, stando a porte chiuse, senza nemmeno riuscire a convincere della resurrezione l'unico assente, Tommaso. Che cosa fa Gesù davanti a questa incredulità timorosa? Ritorna, si mette nella stessa posizione, in mezzo ai discepoli, e ripete lo stesso saluto: «Pace a voi». Ricomincia da capo. La resurrezione del discepolo inizia da qui, da questa misericordia fedele e paziente, dalla scoperta che Dio non si stanca di tenderci la mano per rialzarci dalle nostre cadute.
Egli vuole che lo vediamo così, non come un padrone con cui dobbiamo regolare i conti, ma come il nostro papà che ci rialza sempre. Nella vita andiamo avanti a tentoni, come un bambino che inizia a camminare ma cade. Pochi passi e cade ancora. Cade e ricade. E ogni volta il papà lo rialza. La mano che ci rialza sempre è la misericordia. Dio sa che senza misericordia restiamo a terra, che per camminare abbiamo bisogno di essere rimessi in piedi. E tu puoi obiettare, ma io non smetto mai di cadere. Il Signore lo sa ed è sempre pronto a risollevarti. Egli non vuole che ripensiamo continuamente alle nostre cadute, ma che guardiamo a Lui, che nelle cadute vede dei figli da rialzare, nelle miserie vede dei figli da amare con misericordia. Oggi in questa chiesa diventata santuario della misericordia in Roma, nella domenica che 20 anni fa San Giovanni Paolo II dedicò alla misericordia divina, accogliamo fiduciosi questo messaggio. A Santa Faustina Gesù disse: «Io sono l'amore e la misericordia stessa. Non c'è miseria che possa misurarsi con la mia misericordia». Una volta poi la Santa disse a Gesù con soddisfazione di avergli offerto tutta la vita, tutto quel che aveva. Ma la risposta di Gesù la spiazzò. Non mi hai offerto quello che è effettivamente tuo. Che cosa aveva trattenuto per sé quella santa suora? Gesù le disse con amabilità: «Figlia, dammi la tua miseria». Anche noi possiamo chiederci: «Ho dato la mia miseria al Signore? Gli ho mostrato le mie cadute perché mi rialzi? Oppure c'è qualcosa che tengo ancora dentro di me? Un peccato, un rimorso del passato, una ferita che ho dentro, un rancore verso qualcuno, un'idea su una determinata persona?» Il Signore attende che gli portiamo le nostre miserie per farci scoprire la sua misericordia. Torniamo ai discepoli. Avevano abbandonato il Signore durante la passione e si sentivano colpevoli. Ma Gesù, incontrandoli, non fa lunghe prediche. A loro che erano feriti dentro, mostra le sue piaghe. Tommaso può toccarle e scopre l'amore, scopre quanto Gesù aveva sofferto per lui che lo aveva abbandonato. In quelle ferite tocca con mano la vicinanza tenera di Dio. Tommaso, che era arrivato in ritardo, quando abbraccia la misericordia, supera gli altri discepoli. Non crede solo alla resurrezione, ma all'amore sconfinato di Dio, e fa la confessione di fede più semplice e più bella: «Mio Signore e mio Dio». Ecco la resurrezione del discepolo. Si compie quando la sua umanità, fragile e ferita, entra in quella di Gesù. Lì si dissolvono i dubbi. Lì Dio diventa il mio Dio. Lì si ricomincia ad accettare se stessi e ad amare la propria vita. Cari fratelli e sorelle, nella prova che stiamo attraversando anche noi, come Tommaso, con i nostri timori e i nostri dubbi, ci siamo ritrovati fragili. Abbiamo bisogno del Signore, che vede in noi, al di là delle nostre fragilità, una bellezza insopprimibile. Con Lui ci riscopriamo preziosi nelle nostre fragilità.
scopriamo di essere come dei bellissimi cristalli, fragili e preziosi al tempo stesso. E se come il cristallo siamo trasparenti di fronte a Lui, la sua luce, la luce della misericordia, brilla in noi e attraverso di noi nel mondo. Ecco il motivo per essere, come ci ha detto la lettera di Pietro, ricolmi di gioia anche se ora, per un po' di tempo, afflitti da varie prove. In questa festa della Divina Misericordia, l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo arrivato più tardi. Mancava solo lui, Tommaso, ma il Signore lo ha atteso. La misericordia non abbandona chi rimane indietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che si colpisca un virus ancora peggiore, quello dell'egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull'altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro. È tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. Impariamo dalla comunità cristiana delle origini, descritta nel libro degli Atti degli Apostoli, avevano ricevuto misericordia e viveva con misericordia. Tutti i credenti, dice il testo, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano fra tutti secondo il bisogno di ciascuno. Non è ideologia, è cristianesimo. In quella comunità, dopo la resurrezione di Gesù, uno solo era rimasto indietro e gli altri lo aspettarono. Oggi serve il contrario. Una piccola parte dell'umanità è andata avanti, mentre la maggioranza è rimasta indietro. E ognuno potrebbe dire: sono problemi complessi, non sta a me prendermi cura del bisognoso, altri devono pensarci. Santa Faustina, dopo aver incontrato Gesù, scrisse così: in un'anima sofferente dobbiamo vedere Gesù crocifisso e non un parassita e un peso. Signore, ci dai la possibilità di esercitarti nelle opere di misericordia e noi ci esercitiamo nei giudizi. Lei stessa però un giorno si lamentò con Gesù che ad essere misericordiosi si passa per ingenui. Disse: Signore, abusano spesso della mia bontà. E Gesù: non importa, figlia mia, non te ne curare. Tu sii sempre misericordiosa con tutti. Cioè con tutti. Non pensiamo solo ai nostri interessi, agli interessi di parte. Cogliamo questa prova come un'opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare nessuno, di tutti. Perché senza una visione di insieme non ci sarà futuro per nessuno. Oggi
l'amore disarmato e disarmante di Gesù risuscita il cuore del discepolo. Anche noi, come l'Apostolo Tommaso, accogliamo la misericordia, salvezza del mondo, e usiamo misericordia a chi è più debole. Solo così ricostruiremo un mondo nuovo. E questa l'omelia di Papa Francesco, che ha ricordato che dobbiamo essere tutto in tutti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il sole non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Afflitti da varie prove, ma fiduciosi nella forza che proviene da Cristo risorto, sorgente della vera misericordia, preghiamo insieme. Nella tua misericordia sostienici, o Signore. Nella tua misericordia sostienici, o Signore. Perché la Chiesa, rigenerata per una speranza viva, diventi strumento concreto di misericordia per le tante persone stremate dalla presente pandemia. Preghiamo. Nella tua misericordia sostienici, o Signore. Perché i politici e i governanti orientino le loro scelte secondo lo spirito di solidarietà e di aiuto reciproco, senza egoismi o chiusure sociali. Preghiamo. Nella tua misericordia sostienici, Signore. Perché i sacerdoti amministrino sempre con cuore misericordioso il sacramento della riconciliazione e in questo periodo di forzata solitudine possano offrire con ogni mezzo il perdono e la consolazione, preghiamo. Nella tua misericordia sostienici, Signore. Perché non manchino le forze a tutti gli operatori sanitari
che quotidianamente e con tanta generosità assistono i malati affetti dal coronavirus. Preghiamo. Nella tua misericordia sostienici, Signore. Perché i volontari, spinti dall'amore verso il prossimo, servano con disinteresse gli anziani, gli emarginati, i disoccupati e tutte le persone sole e in difficoltà a causa della crisi economica provocata dalla pandemia. Preghiamo. Nella tua misericordia sostienici, Signore. Perché i moribondi trovino rifugio nella misericordia del Padre e i loro cari siano consolati dalla certezza della fede nel Signore risorto. Preghiamo. Perché tutti i battezzati non si lascino intimorire dai disagi e dalle sofferenze di queste settimane, ma sappiano donare con generosità il conforto spirituale e il sostegno materiale a quanti sono nella precarietà. Preghiamo. Nella tua misericordia sostienici, Signore. Sei venuto in mezzo a noi, oh Signore, nonostante le porte chiuse. Ritorna di nuovo nelle nostre case, ascolta le suppliche del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, la Madre della Misericordia, donaci il tuo spirito di carità e di pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Sanguis Christi.
Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui ad operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di Pasqua è stato significativo celebrare l'Eucaristia qui, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia, che San Giovanni Paolo II volle come santuario della Divina Misericordia. La risposta dei cristiani nelle tempeste della vita e della storia non può che essere la misericordia. L'amore compassionevole tra di noi e verso tutti, specialmente verso chi soffre, chi fa più fatica, chi è più abbandonato. Non pietismo, non assistenzialismo, ma compassione che viene dal cuore. E la misericordia divina viene dal cuore di Cristo risorto. Scaturisce dalla ferita sempre aperta del suo costato, aperta per noi, che sempre abbiamo bisogno di perdono e di conforto. La misericordia cristiana ispiri anche la giusta condivisione tra le nazioni e le loro istituzioni per affrontare la crisi attuale in maniera solidale. Formulo l'augurio ai fratelli e alle sorelle delle chiese d'Oriente che oggi celebrano la festa di Pasqua. Insieme annunciamo davvero il Signore è risorto. Soprattutto in questo tempo di prova sentiamo quale grande dono è la speranza che nasce dall'essere risorti con Cristo. In particolare mi rallegro con le comunità cattoliche orientali che, per motivi ecumenici, celebrano la Pasqua insieme con quelle ortodosse. Questa fraternità sia di conforto là dove i cristiani sono una piccola minoranza. Con gioia pasquale ci rivolgiamo ora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia. Regina Celi Letari, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione in Filii Tui Domini Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta questum super eius genitricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
La messa è finita. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. E così il termine della Santa Messa nella Domenica della Divina Misericordia e la recita, come avete sentito, del Regina Coeli. Il Papa ha ricordato che la risposta dei cristiani nelle tempeste della vita e della storia non può che essere appunto la misericordia, e anche nella omelia ha ricordato che la risurrezione del discepolo inizia da qui, da questa misericordia che è fedele e anche paziente, dalla scoperta che Dio non si stanca di renderci gloria e misericordia. Egli vuole che lo vediamo così, non come un padrone con cui dobbiamo regolare i conti, ma come il nostro papà che ci rialza sempre. E nella sua omelia il Papa ha ricordato che in questa festa della Divina Misericordia l'annuncio più bello giunge attraverso il discepolo arrivato più tardi, mancava solo lui, Tommaso. Come noi dobbiamo attendere in questa pandemia, ha detto il Papa, le persone, i poveri che purtroppo sono e rimarranno indietro. Federico Piana vi ringrazia per averlo seguito in questa radiocronaca. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana.